Music, Latin Experience. Music Radio. Ma torniamo in studio, i nostri amici li vedo già collegati da Livorno e vedo delle bellissime persone, vedo un grande matatore delle serate, stato anche un matatore delle serate di Modena Balla, ci colleghiamo direttamente con Livorno. Ragazzi, ciao, come state? Ciao Gibbo! Ciao Gibbo! Ciao, come andiamo? Bene, 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 voi come è andato? Vedo che lì c'è dell'allegria, vedo tanta noi allegria. Noi siamo qua al Salsa On Tour, questo grandissimo evento eccezionale a cui magari un giorno verrai a trovarci, sì, e ho portato qua con te dal nostro parco dei grandissimi ospiti, come puoi vedere. Abbiamo il primo della salsa con tutto l'Impero Azzecco e Yuniel Gual. Ma sono due amici, sono due grandi però, amici, vabbè. Tu ti chiederai, ma Yuniel Gual, questo Yuniel? Questo è un grande. Allora, io lascio per 30 secondi il microfono a questi artisti, così ti fanno un salutino. Partiamo con Yuniel. Yuniel. Oh, ciao, come va? Bene. Come stai, Yuniel? Stai bene? Vabbè, io ormai sono di casa, sai, sono sempre a Modena. Tu sei un grande amico e sei sempre di casa a Modena e sei sempre un grande come tutti quelli che sono lì al Salsa On Tour. Ma vedo che vi state divertendo parecchio lì, sono un po' invidioso, vorrei raggiungervi ma purtroppo non riesco. Guarda chi c'è qua. La capa. Abbiamo il capo qui. Bene. Brava, ora gli facciamo anche un applauso perché doveva essere intervistato, infatti. Ciao Mavarrin, come stai? Bene, ciao. Ciao Johnny, ti vedo sempre in grande forma, Sei sempre protagonista un po' dei nostri dei nostri social, perché sia te sia Yuniel è un piacere mostrarvi. Intanto avete cominciato gli stage, come sta funzionando Marco lì? Si stanno comportando bene, ragazzi? Ma direi benissimo, ha finito uno stage adesso che era carichissimo, vero Johnny? Sì, molto contento. Abbiamo finito uno stage in copia, la gente è carichissima. E tu lo sai che io non faccio stage se la gente non dà energia. E questo evento è proprio un evento pieno di energia al 1100%. Benissimo. Noi siamo felici di cominciare con questo Salsa On Tour e i nostri appuntamenti durante i congressi nazionali per far vedere anche gli artisti in una veste diversa, Marco, non solo sul palco ma anche conoscerli da vicino, Infatti noi più tardi ve li faremo vedere in pigiama, pensa Gibbo! Bravo. Adesso Teodoro, non stare davanti a Yuniel, che non è bello stare davanti a un bel... fallo vedere! Sai che sentivo la presenza. Lui veramente, stai attento perché lui di dietro non è comodo, davanti... Ma sono già due gemelli, sono già due gemelli. Ma come funziona lì? Stasera cosa c'è? Che serata c'è stasera? Stasera faremo il delirio perché... Esatto. Yuniel che funziona bene. Faremo il delirio perché abbiamo 4 sale per poter far ballare tutti i nostri ospiti, che sono tantissimi. Una dove ci sarà anche Marco, nella sala dedicata alla baciata, sala cubana, sala Porto Rico, una sala Latinassol, pensa un po'. Qua abbiamo anche tanti ballerini di Latinassol e loro saranno i protagonisti degli spettacoli che saranno questa sera nel preserata. Benissimo. Se vuoi benissimo. Di più. Benissimo. Poi della tremenda animazione, perché vero, c'è un'animazione non da poco. Gibbo. Io li devo liberare. Bene, allora io se siete d'accordo, noi sapete che facciamo un intervento. Andrei con ti faccio salutare. Così velocemente vorrei presentarti le nuove facce del gruppo di Impasteca, Johnny Vasquez. Bene, tanta roba. Direttamente del Messico, tengo Willy Aray. Benissimo. Direttamente desde Firenze, una nuova integrante, bene. Jessica Valentini, bene. Y una collega también del México, Guadalajara, ella es Dania Morales. Bravissimi. Y un cubano. Un cubano di Torino. Parte del nuovo proyecto. Benissimo. È sempre un placer.
un abbraccio. E poi ha detto Johnny che quando va in pensione lascerà tutto a me, quindi bravissimo. Io sono già pronto allora, a prendere in mano tutta la cosa. Allora andiamo con un pezzo di Johnny per salutarci, poi ci vediamo fra due minuti per tornare su Salsa On Tour. G-Music Radio. Torniamo in diretta dagli studi di G-Music Radio per ritornare in collegamento con Marco Foggi, che è collegato con noi da Salsa On Tour. Siamo partiti con due grandi che sono Uniel Gual e Johnny Vasquez, ma tanti ospiti ancora presenti al Salsa On Tour. Marco, a te la parola. Eccoci, siamo di nuovo in diretta a Club Caribe. Adesso qui un grande ospite, perché è anche più alto di me, è il certo. Mascalzone Latino DJ, che è proprietario anche della scuola Soy Cubarico. Prego Mascalz, presentati. Sì, buon pomeriggio a tutti. Mi hai preso in un momento di relax. Beh, vabbè, ma ci sta anche il relax, ci sta anche il relax. Anche al Salsa On Tour è anche relax, è vero? Quindi non solo studio e approfondimento del ballo, ma anche relax. Perché Mascalz, diciamo com'è questo resort, dov'è che siamo? È veramente bello, siamo a San Vincenzo e oggi ci ha regalato anche un po' di sole, perché ci doveva essere, aveva dato acqua, invece abbiamo avuto la possibilità di metterci un infradito, temperatura ottima, si sta bene, gli stagi belli pieni, tanta gente, garden è favoloso. Ce n'era bisogno. Molto bene veramente, si mangia, quindi un bel posto al 100%. Masca, ti faccio una domanda, ecco, noi siamo un tempo di ripresa adesso, ormai siamo quasi usciti da questa pandemia, ecco, cosa noti, c'è una differenza, c'è un cambiamento di questi ragazzi durante quello che fanno gli stage, la carica che ci mettono? Ma sicuramente un qualcosa che ha segnato, si vede comunque nelle persone che nonostante comunque la voglia c'è ancora un po' di fatica alla normalità. Io mi auguro per il lavoro mio, per tutti quelli che sono addetti ai lavori, una ripresa il più celere possibile. Adesso si va nella bella stagione, quindi sicuramente in voglia a riuscire alla ripartenza, eccetera eccetera, perché ce n'è veramente bisogno. Un aneddoto invece di questo Salsa On Tour, un qualcosa di particolare, se ce l'hai, qualcosa che ti ha colpito, una cavolata che vogliamo raccontare, una vischerata. Ma una cosa più che una cavolata, è una cosa molto piacevole, perché sto vedendo molti giovani che si stanno avvicinando a molto salsero, quindi vedere stage, classi piene con tanti giovani motivati che si stanno appassionando è sicuramente una boccata d'ossigeno per l'ambiente latino. Quello sicuramente è una bella ripresa, perché vedere giovani che si impegnano al mondo d'oggi non è facile, soprattutto in questo mondo che comunque è divertimento, ma bisogna metterci anche impegno, perché se no non viene fuori qualcosa di buono, ma e si nota la differenza. Direi che chi studia, certo, chi approfondisce questo mondo, notiamo la differenza, vero? Assolutamente sì, assolutamente sì. La serata di ieri, come è andata la serata di ieri? Serata di ieri bella, tanta gente, come dicevo, proprio tanta voglia di ballare, essendo un venerdì sera è stata piena, quindi stasera ci aspettiamo ancora molto più gente. Di solito il sabato è sempre la serata, quella clou, quella dove ci sono gli show più importanti e dove c'è ancora più gente che viene anche da fuori solo per la serata, un pochino più limitato questo solo per la serata, perché sì, con le restrizioni un pochino che ancora ci sono, e per non esagerare, anche perché di solito andavamo sulle 2000 persone, ci siamo contenuti su poco più di 1000, quindi va giusto. Ricordiamo anche Marco dove vi trovate, in che location, per gli amici che ci stanno eventualmente ascoltando dalla Toscana, che stasera vogliono fare una serata un po' diversa e venire a ballare lì al Salsa On Tour. Cioè, quello che ho capito, possono anche dall'esterno venire all'interno. No, adesso sono chiuse le prevendite per la serata, abbiamo terminate, quindi abbiamo dato il sold out, quindi ufficialmente il sold out, però c'è già chi è che l'ha acquistato, quindi siamo qui a San Vincenzo al Garden Resort, quindi una bella collaborazione tanta anche roba con i salsari che non mollano, perché ricordo, come ha detto Dao, che noi abbiamo la sala baciata dedicata 100%
basata, come dice Khalid, 100% sentimento. Sentimento, no? Bravo Marco, bravo Marco. Vabbè, io direi di passare con un'altra musica. Sì, sì, e poi torniamo in collegamento con voi. Lì trova qualche altro amico. Salutiamo Mascalzone Latino. E lo, aspetti, tutti, grazie. Lo aspettiamo e ricordiamo di sintonizzarsi su G Music Radio se vuole la musica latina H24 7 su 7. Andiamo con due grandi, che sono il grande Nelson Ariedo e Gilberto Santa Rosa. Torniamo in studio con Club Caribe. Club Caribe non solo Marco, ma ovviamente Marco è il nostro inviato direttamente da Salsa On Tour. Ci torniamo a collegare con il bel San Vincenzo vicino a Livorno, perché Marco ha un altro ospite. Marco, ci sei? Ecco, ti vedo. Ci siamo ancora collegati, quindi siamo ancora qui al bellissimo Salsa On Tour congresso internazionale, quindi qui a San Vincenzo, come ci hai ricordato, ha una Club Caribe inedita, no? Inedita, certo, perché certo. Di solito dal mio studio, adesso siamo qua on tour, no? Club Caribe on tour. Noi abbiamo Mimmo, che è di Genova, quindi non solo dalla Toscana, anche da Genova, che è della scuola Balla col Sorriso. Sì, buonasera a tutti. Gli facciamo un applauso, perché ovviamente da Genova ha fatto un bel tratto, ma però vediamo che si stanno cominciando a muovere i nostri amici. Sì, sì, sono tantissimi anni che vengo qui all'evento organizzato da Salsa On Tour con la mia scuola di ballo, di cui sono il maestro. Siamo tantissimi, una settantina noi da Genova. Come scuola, l'evento è fantastico, ci sono artisti internazionali, ci siamo anche noi come italiani, ci divertiamo, insegniamo, abbiamo fatto i nostri spettacoli e ci diciamo a chi ci dà la possibilità di essere qua, soprattutto dopo quello che abbiamo passato, un modo per tornare ad amare quello che facciamo, il nostro lavoro, quindi una cosa bellissima, è bello essere di nuovo tutti qua, ecco. È un bel tornare alla normalità, una bella boccata di ossigeno questo Salsa On Tour, direi che è proprio così. Ma, certo. Ma visto che siete veramente numerosi, ma c'è un qualcosa, vi ritrovate anche, fate un po' di baldoria durante questo Salsa On Tour? Sì, sì, noi sicuramente troviamo Salsa On Tour, è un momento di, tra virgolette, anche di evasione dalla nostra routine, diciamo, sul nostro territorio, dove comunque insegniamo tutti i giorni, abbiamo le nostre strade, i nostri locali, ma qua a Salsa On Tour si ha la possibilità di incontrare davvero gente di tutta Italia, quindi ballare con ballerine e ballerine diverse, che non vediamo sempre, ci divertiamo tantissimo. A Salsa On Tour non si dorme mai, perché si studia, si balla sempre. Ma allora, il congresso dove uno dorme non è un congresso, non esattamente, cioè, va a una vacanza, perché cioè il congresso non si deve dormire, perché poi noi salsari che non mollano non si deve mollare, vero Gibbo? Sì sì, fa anche la parola, salsari non mollano è nato anche per questo, perché so che sono veramente sempre in movimento i salsari che non mollano, sono gli ultimi a andare a letto, sono gli ultimi a mollare. Sì, infatti sì. Soprattutto chi c'è qua siamo proprio quelli che non abbiamo mollato mai, quindi alla grande. Mai. Lì non c'è problema, lì dei posti di blocco non ce ne sono, potete sicuramente andare a letto senza avere nessun timore di avere qualche grado in più nel corpo, che sicuramente lì ci sono i gradi, no? Cosa dite? Sì, i gradi ci sono, ma non si sentono, ecco. Non si sentono. Anche perché poi abbiamo la Cina dove si mangia, poi si mangia benissimo, qua si fa casino sempre, qua sono 3 giorni che bisogna tornare stanchi, bisogna dormire a casa, bravo, qui non bravo, si dorme. Bravo. Chi ha preso ferie torna stanco, ma quello è un buon segno, segno. Ma un'altra cosa, sicuramente hai fatto anche altri stage, no? Hai fatto stage. C'è uno stage in particolare che ti ha colpito, qualcosa ma di particolare? Ma bisogna dire la verità, tutti gli artisti che vengono invitati qua, e diciamo, me compreso come italiano, siamo tantissimi a un certo livello, quindi ci cerca comunque l'organizzazione, cerca di dare sempre il top degli insegnanti, quindi al di là poi dei grandi artisti internazionali come Johnny Vasquez, che avete intervistato prima, Adolfo Indacocea dall'America, Simone Serena della Baciata. Simone Serena, quindi comunque gli artisti sono tutti di livello, quindi chiunque viene a Salsa On Tour trova comunque tutto quello che vuol trovare in tutti gli stili, dalla baciata alla salsa cubana, alla salsa in linea, quindi New York, Los Angeles, c'è veramente di tutto per tutti, è impossibile qui non divertirsi e non imparare. No, se non ci si, cioè, se si diverte vuol dire che la persona ha sbagliato posto, esatto. Se non si diverte qua, perché sennò poi si viene coinvolti, all'animazione è continua, è costante, quindi
perché io ne ho avuto quest'anno, l'anno prossimo. Sì, sì, Gibbo, dobbiamo organizzare anche da Modena. Ci siamo. È il primo collegamento che facciamo con un congresso insieme a Marco, perché dovrebbe essere il progetto un po' più vasto per farci anche conoscere, ma per tenervi anche compagnia, ma per farvi conoscere da vicino i congressi, perché molti non sanno come sono fatti i congressi. Sarebbe stato carino, e lo facciamo anche sicuramente il prossimo anno, andare a vedere anche qualche sala, perché fa qualche stage, per capire un po' come si muovono. Magari Gibbo, settimana prossima con l'evento People possiamo vedere di proviamo, qualcosa. Proviamo, il primo esperimento. Bene, se hai qualche altra domanda, se no andiamo in musica. No, direi di andare in musica. Sì, bene, certamente, grazie mille. Segui G-Music Radio, speriamo di essere la tua compagnia, certo. Anche a 24/7/7. Torniamo in musica e poi torniamo in collegamento con Sasson Tour. G-Music Radio. Dopo questa bellissima canzone Liniere, insieme a Leone Torre, sono veramente una garanzia per il mondo latino. Vedo già il mio inviato, i miei inviati, perché ne ho due, uno al cappello col cappellino rosso, che uno è anche un po' birichino, quello lì, quando va in giro, e invece l'altro, il nostro inviato, il nostro DJ di G-Music Radio, il grande Marco. Ci colleghiamo ancora con loro. Marco, chi hai lì con te? Bene, allora, già l'hai preannunciato, abbiamo niente proprio di meno che il vicepresidente dell'associazione nostra Salseri che domolano, Luca Nardi. Buonasera a tutti Salseri, Baciateri, G-Music, ciao Gibbo. Ciao Marco. E mentre abbiamo un'altra ballerina, Miriam, giusto? Melissa, vedi, mi imbroglio i nomi. Ci sta, ti ha imbrogliato la signora, hai cominciato a guardare, ti ho detto di metterti di fianco, hai visto la signora e non hai più capito niente. Sì. Allora, io direi di... Noi siamo i Salseri che non mollano, siamo in diretta televisiva. Questa è la via di passaggio, è Gibbo, perfetto, dove è perfetto, è perfetto, dal, la diretta è perfetta, dal check-in che fanno, vanno alle camere, agli stage, qui passano veramente tutti. Allora direi di passare prima a Melissa, che è qui con noi. È il tuo primo Salson Tour oppure è il secondo? Quanti Salson Tour? Buonasera. No, io è il primo Salson Tour, perché sono una principiante, insomma è da settembre che ballo. E di dove sei? Sono di Marti, in provincia di Pisa. Ok, viene da Marti, quindi nelle mie zone, Gippo, di San Miniato, da quelle parti. Sì, sombrero, sì. Insomma. Giochi in casa. Allora, sombrero di legge giovedì. Allora, prima salsa un tour, no? Primo salsa un tour, sì. Da principiante della scuola di Ego Latino, quindi la scuola di San Miniato. Cosa ti suscita questo congresso? Qual è la tua emozione? Per me è molto emozionante, perché da principiante, insomma, è la prima volta che faccio comunque un salsa un tour, e quindi vedere professionisti comunque di questo livello per me è molto emozionante. Poi comunque la passione, insomma, che mi è nata da poco, che sta crescendo dentro di me, mi emoziona molto. Insomma, ieri abbiamo fatto la serata, siamo divertiti tantissimo, abbiamo ballato dall'inizio alla fine. E invece Luca, che te invece sono decine di salsa un tour che fai, cos'è questo? Sì, una decina no, decine sarà no, il terzo o il quarto salsa un tour che faccio minimo. Ricordiamo che siamo alla decima edizione, mi sembra di aver letto che siamo alla decima edizione, giusto? Sì. Io ne ho fatti diversi, quindi però un ritorno al salsa un tour, perché quello scorso del Covid l'hai saltato. L'ho saltato, sì. Qual io sono l'emozione, qual è qui a San Vincenzo? Ogni anno è sempre migliorato, sempre diventato un congresso, diciamo, punto di riferimento in Toscana per il divertimento, per gli stage di qualità, per insomma le serate, le ballerine, io ballando un pochino più tutti gli stili, la salsa, la baciata, addirittura quest'anno c'è il Latin Hustle, che qualche passo lo so fare, però non allora, sono andato via. Vediamo, una domanda ad entrambi: uno stage che vi ha colpito? Allora, io ho uno stage che mi ha colpito, l'ultimo appunto che ho fatto pochi minuti fa, a rincorso sono venuto qui alla diretta, di Johnny Vasquez, che è stato... Perché ti ha colpito? Qual è? Colpito perché si sente la passione quando Johnny fa quegli stage di salsa, belli carichi, belli,
con lo spirito ancora, secondo me, di 10-15 anni fa, quando ha iniziato Johnny. Ma Johnny, quello che fa di bello è anche Johnny è anche coinvolgente e nello stesso tempo anche sdrammatizzante. Cioè, ti metti a tuo agio e automaticamente a tuo agio. Questo fa la differenza. Sì, sì, poi lo stile sudamericano, insomma, quello. Quella pill che volevo chiedere, insomma, alla ballerina, la signora Melissa, mi sembra che Melissa, qual è lo stile che ti piace di più? Stai ballando tutte e due, salsa, bachata, qual è lo stile che ti sta coinvolgendo? Preferisco la bachata. Poi comunque, perché la ritieni un po' più semplice, più coinvolgente? La sento più con musica, ecco la sento più rispondente, insomma, alle mie corde. Ecco. Però ormai, ecco, anche sulla baciata mi scateno, sulla salsa mi scateno. Perché ormai, tipo, lo sappiamo, la baciata è l'onda del momento, certo. in tutti i sensi, l'onda del momento, quindi è quella che adesso va di più, un po' forse per la, a volte un po' per la sensualità anche che c'è, certo. E anche un po' di semplicità, certo. Diciamo, certo, di semplicità è anche leggermente più semplice per un principiante, la baciata è leggermente più semplice, più romantica, sì, e più coinvolgente anche a livello di ballo. Sei d'accordo, io metterei l'ultima che è uscita in questi giorni di Efrin J, non regreso contigo, e poi torniamo qui con voi, lì con voi, per gli ultimi 15-20 minuti di trasmissione, andiamo a incontrare qualche altro ballerino. Melissa, ti dico buon divertimento per la serata. Grazie. E attenti a tutti quei marpioni che ci sono lì, perché ci sono tanti marpioni nel ballo. Sta attenta. Primo lì adesso. Ci sono dei bravissimi ballerini. Bene, bene, importante è quello: il ballo che sia al centro delle vostre serate. Efrin J, poi torniamo qui con voi su Salsa on Tour insieme a G Music Radio. Torniamo in diretta dallo studio di G Music Radio, Gibo DJ, insieme a Marco Foggia, CDJ, collegato con uno dei congressi più importanti italiani, che è Salsa on Tour. Lo vedo già in postazione con 4-5 amici che ci va a presentare. Raccontaci, Marco, un po' chi sono i tuoi amici. Visto che roba, che qualità che abbiamo qua in Salsa on Tour. Non si scherza. Un'altra bellissima scuola di Orazio Pagano che adesso ce li presenta lui, direi che invece stavolta ce li presenta il maestro, dai. Ok, allora la scuola si chiama Show Dance Academy, siamo a Prato e siamo in collaborazione con la maestra Clara Melani, che sta venendo qua, ci sta raggiungendo. Loro sono dei nostri collaboratori, ballerini, tutto fare, siamo una grande famiglia, diciamo. E nella nostra scuola cosa facciamo? Facciamo latino, caraibico, danze argentine, ilse, video dance, muove. Insomma, non ci facciamo mancare niente, perché il ballo è la prima cosa. Sara, vieni qua accanto a noi. Baciata sensual, kizomba. Insomma, non ci facciamo mancare il ballo, eh? Eh no, perché il salto... Eccola Clara, eccola! Eccola. Non voleva venire, Gibo. Sì, sì. Anche la clappa dietro. Come anche mai? La come mai? I primi congressi che ci siamo collegati, non essere presenti non era una bella cosa. La ringraziamo per essere ai nostri microfoni. E più che altro perché mettersi in mostra anche a livello non solo nazionale, anche internazionale, perché grazie a Dio la nostra radio, che pian pianino si farà conoscere, e speriamo che anche i nostri amici scaricano a breve l'app di G Music Radio per tenervi compagnia H24 7/7, raggiunge tutto il mondo. Beh, questi signori che stage hanno fatto stamattina? Allora, noi siamo arrivati ora, sinceramente, non abbiamo lavorato, però saremo all'interno dello show della serata, piena di spettacoli come compagnia, e ci esibiremo proprio in baciata sensual, ilse, video dance e salsa. Quindi diciamo abbiamo un misto di balli, via, non ci facciamo mancare niente, come abbiamo detto prima. Noi nostri social, Marco, volevo dire, nei nostri social tutti i giorni mettiamo 10 o 12 video, uno più bello degli altri, di tutte le scuole italiane e gli artisti internazionali. Se il vostro show volete inviarcelo, vi metteremo sicuramente sulla nostra pagina, se è molto seguita. Sarà un piacere. Grazie a Marco. La ringrazio. Vi farà conoscere i nostri social. Certo, ma allora, però qualcuno di voi però ha fatto, non è che è andato a fare il maestro, però è andato a qualche stage. Quindi, vedo, sai? Sì. Vai. Non voleva essere intervistata anche lei, invece no, gli è toccato. Sì,
sia ieri che stamattina. Abbiamo partecipato a stage di bachata sensual, salsa, rumba, un po' tutto. Lo stage che ti ha colpito, diciamo, di quei tanti che hai fatto? Ho fatto un bachata lady style, bellissimo. Con la Morales. Ok. Oh, e poi un'altra bachata con Simone e Leonora. No, Simone e Serena. Serena. Guardala, perché c'è anche il cibo. Dove c'è il cibo non si sbaglia mai, eh? Ha visto che qualità che abbiamo, cioè il cibo a spare qua, eh? Speriamo di avere un grande invito il prossimo anno dal manager del Salsa on Tour per essere la radio ufficiale di quel congresso, perché mangiare noi ce ne intendiamo tanto, eh? Noi siamo emiliani ma ce ne intendiamo tanto. Ma ci sono tanti ospiti lì con te, ne ha parlato due, ma gli altri non parlano e vorremmo conoscere almeno il nome delle persone che sono lì. Presentaci, allora, almeno presentaci. La ragazza che insegna con me, l'altra insegnante della Showdance Academy, che è Clara Melani. Brava, che non vede l'ora di dire due cose. Gli facciamo anche un applauso a Clara, no. Così gli facciamo, come possiamo dire, un po' di coraggio, eh. Pensa che è passata una volta... l'organizzatrice. Ma, è passata, adesso, però volevo scambiare due chiacchiere con lei, Marco. Dopo, se la porta ai tuoi microfoni, mi piacerebbe sentire la sua voce. Non vuol venire. Vabbè. Allora, casomai la mettiamo di spalle e la vediamo da solo. Esclusivamente di spalle, no, a parte gli scherzi. Stava parlando la ragazza, che sennò perdiamo l'attimo fuggente. Vuole fuggire, vuole e poi fuggire. Se coglie anche l'attimo fuggente, siamo per rovinati. Come io si chiama? Sono l'insegnante Clara, brava. Insegnante della scuola di video dance e ILS. Bene. Primo congresso. Spiegaci un attimino, perché sono un po' discipline un pochino particolari, quindi non da tutte le scuole. Quindi spiegaci. Video dance è uno stile, diciamo, tra il reggaeton e l'hip hop, se vogliamo dire. Mentre ILS è un video dance, però fatto sui tacchi, quindi molto più femminile, molto più. Con molta più gestualità, ecco. E si dimagrisce a fare le tue discipline, perché io ne avrei bisogno, sì. Avrei bisogno di dimagrire. Vedo che è magra, ma io siccome sono in carne, volevo capire, sto cercando una disciplina, però si fa fatica, si suda? Assolutamente, si suda. Video dance e ins, si suda. Allora si non è il mio sport, non è il mio sport. Io preferisco andare via insieme ai due ragazzi che sono passati prima col cabaret. Preferisco andare a cenare che andare comunque. Gli altri ragazzi invece come si chiamano? Io Christian. Elisabetta. Siete due maestri, siete due allievi? No, siamo allievi di Clara. Uh-huh. E facciamo sia il corso di video dance che di ILS. Si vede. Nella scuola di Orazio. Bravissimo. Siamo tutti insieme. Allora Gipo, io anche allora farei la stessa domanda. Sì. Qual è il momento che vi ha colpito di questo Salsa on Tour? Il momento che vi piace di più, però? Allora, siamo arrivati adesso, in questo momento... Però credo... Non è la prima volta però che venite qua. È la prima volta. È il primo congresso che fate? Allora, quali sono le vostre aspettative? Sicuramente lo show di stasera, penso. Penso anch'io. Lo show che ci sarà. Io direi le aspettative sono quelle di fare Baldoria fino alla manga. Ah, sì. Prima lo show, vai. Cioè. Non so se potevo dirlo. Perché c'è il maestro qui, allora. Ok. Allora sei allora, contenuta, dai. Il post show di stasera. Comunque come scuola noi diciamo che è dalla nascita del Salsa on Tour che siamo presenti, quindi abbiamo vissuto dall'inizio fino adesso tutta l'evoluzione di questo bellissimo e grandissimo congresso. Bene. E ne siamo onorati di partecipare e di essere insomma sei ospiti e invitati dagli organizzatori, in questo caso da Lamberto e Loredana. Allora, tu hai detto hai seguito l'evoluzione, sì. Se ci parli un attimo... dell'evoluzione, le sensazioni che sono arrivate a una decima edizione. Sì, perché chiaramente per Loredana e l'Alberto è stato un bel investimento, no? Un bel rischio anche, quindi sono partiti con, diciamo, più la Toscana, quindi più con le scuole più limitrofe, e piano piano con più scuole anche da fuori Toscana, più artisti, l'evento essendo anche piacevole, perché poi non dimentichiamo che siamo in una location fantastica, abbiamo il mare, abbiamo buon cibo, belle persone, quindi quando stai bene, insomma, in un posto ci ritorni.
un mio collega, Cristian. Abbiamo anche Cristian, Somos Cubanos. Ecco, Cristian. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Questa è un'altra bellissima scuola che collabora anche con noi, Salzari, che non molla, sempre ci dà sempre una mano. Presentati, prego. Oddio, mi voglio poi privato, guarda, mi hanno strappato adesso uno stage. Vuoi presentare te? Dai. Adesso mai intervengo. Cristian Bernardini, insegnante della scuola Somos Cubanos di Firenze. Lo stemma. Salsa cubana. Allora, Cristian, dici, a quale edizione sei di questo Salsa on Tour? Ma probabilmente sono venuto alla prima edizione, quindi le ho fatte tutte, non ho perso il conto. Quindi, a casa la collezione di tutte le magliette. L'esordio però come maestro di Somos Cubano, una scuola molto giovane, giusto? La scuola è giovanissima, sì, noi siamo stati affiliati a un'altra scuola per 20 anni, poi abbiamo deciso di aprire scuola nostra con i nostri principi e niente, abbiamo aperto... E direi che conosce sempre la passione. La assolutamente, passione assolutamente. E si nota anche la differenza, questi maestri che mettono passione, si nota la differenza. Sì, nota. Sì, no, noi abbiamo passione, metodo e divertimento. Questo qui è la base della i pilastri della nostra scuola. Okay. Assolutamente. Qual è il momento migliore di questo Salsa on Tour? Io ce l'ho. Un momento migliore, io l'ho visto. Il momento migliore del Salsa on Tour. Io l'ho visto il vostro, che okay? Pensate, loro qua, prima della cena hanno un pre-party. Perché appunto il Salsa on Tour è una festa, collega. Racconta cosa avete organizzato con la scuola. Aspetta, facciamo un'introduzione fatta bene, collega un po' tutto, cioè una persona viene qui, vede un ventaglio di discipline, si diverte, prende, impara, ma però non dimentichiamoci, siamo qui, siamo un migliaio, siamo tutti qui per divertirci. Quindi niente, noi ci siamo ritirati un momento che è aperto a tutti, siete tutti invitati alla palazzina a noi e si festeggia, cioè il venerdì c'è il pre-party e poi il giorno dopo c'è il riparti. Riparti un'altra volta. Mi sa che lì ragazzi non ve la state passando male, vabbè. No, alla faccia del Covid-19 che ci ha impedito queste cose per 2 anni che sono state veramente momenti un po' bui. Signori, vi dico buon divertimento per questi altri giorni e mezzo perché abbiamo oggi e domani e vi aspettiamo i nostri microfoni quando volete in tutti i congressi che fate a livello nazionale e internazionale. Marco, andiamo in musica e poi torniamo con voi per incontrare qualche altro amico. Grazie a tutti. Ciao. A tutti. Torniamo in studio con G-Music Radio, con questo Club Caribe, come possiamo dire, da trasferta di Marco, che lo vedo già collegato con i suoi colleghi, penso di Salsiere non mollano, adesso lo andiamo a inquadrare, li andiamo a collegare. Marco, con chi sei? Allora, caro Gibo, ormai siamo alle battute finali. Intanto vi vorrei ringraziare G-Music e tutto il suo staff di questa bellissima prima diretta on tour. Quindi questo è Mariano, che lui è un consigliere della Salsari che non mollano a PS, quindi uno di quelli che lavora dietro le quinte. Poi abbiamo anche Giacomo, che è un altro... GNM, no, tu c'hai la testa. No? Quindi abbiamo, non è che è mia, si chiama proprio mia, Gibo. Sì. Poi abbiamo Eleonora, che è un'altra, Elisabetta per gli amici, dai, Elisabetta per gli amici. E abbiamo Jennifer, che è insieme a noi, quindi... E ormai lo ripresentiamo, però per chi si è collegato adesso, questo è Luca. Ragazzi, siamo ormai quasi vicini alla serata finale di questo Salsa on Tour. Che cosa vi aspettate? Le dine, un bonifico da Marco si aspettano. Energia, voglia di ballare, stare insieme dopo questa ripartenza. Quindi questa voglia di ballare, questa ripartenza... Si aspettano anche il bonifico da parte mia, arriverà, breve, per tutti, 50-50, come si dice, anche il prosecco si aspetta. Allora, ricordiamo agli ascoltatori di G-Music Radio, qual è il prossimo congresso che i Salsari non mollano parteciperanno, qual è? L'evento People, prossimo fine settimana, quindi prossimo fine settimana la carovana riparte, quindi noi saremo nuovamente in diretta sabato prossimo
alle ore 17 con Club Caribe on tour. E i CDJ e tutti i salsari che non mollano saranno presenti lì per fare baldoria tutti insieme. Io adesso farei un bel grido di vedere di quanto siamo carichi per la serata e poi ci salutiamo. Vediamo. Siamo tutti insieme. Salsa on tour. Salsa on tour. Bravi. Un saluto a Salsieri che non mollo. Un saluto a Marco. Un abbraccio, ciao, abbraccio forte a tutti. Ci vediamo domenica prossima. Sabato prossimo, scusate, ore 17 qua su G Music Radio per un'altra super puntata di Club Caribe direttamente dall'evento People. Ciao Marco. Ciao!